tutti e bentrovati al nostro 20° appuntamento con Mood Lettura, la rubrica di Telemistretta per gli appassionati di libri e di lettura. Oggi vi portiamo al circo, anzi, oggi Elizabeth McNeil ci porterà al circo e ci porterà nell'ambiente circense della prima metà dell'Ottocento in Inghilterra. A quell'epoca il circo conteneva per la maggior parte dei casi delle attrazioni e dei numeri che erano riservati alle cosiddette curiosità viventi. Gente con qualsiasi tipo di deformità veniva esposta non soltanto al circo, nella pista del circo, ma anche per le strade principali delle grandi città, compresa Londra. E a quell'epoca perfino la regina Vittoria collezionava stranezze e era solita partecipare a dei spettacoli circensi in cui poteva proprio osservare queste cosiddette curiosità viventi. Il Circo delle Meraviglie è questo il titolo del romanzo di Elizabeth McNeil, edito per l'Italia da Einaudi. Elizabeth McNeil è una scrittrice scozzese che vive a Londra e che si occupa di ceramica, quindi un artista a tutto tondo. Ci catapulta nell'ambiente circense che è risaputo, un ambiente allegro ma spesso anche malinconico, e sembra di vederli questi carrozzoni del Circo delle Meraviglie illuminati fiocamente nella notte circense, dove le attrazioni che si sono esibite durante gli spettacoli diventano semplici uomini e trovano la loro vera dimensione. Ma andiamo al corpo del romanzo. La storia è quella di tre protagonisti che sono Nell, la protagonista principale, Jasper, il proprietario della compagnia del Circo delle Meraviglie, e il fratello Toby. La storia si dipana dal momento in cui la giovane Nell, che è una raccoglitrice di fiori, viene venduta dal padre al circo. Il padre è un alcolizzato e vede probabilmente, e in maniera poco generosa, la possibilità che la figlia possa vivere una vita normale, perché ha una deformità, la pelle chiazzata di macchie scure, solo all'interno dell'ambiente circense. Fa quindi un favore alla figlia, ma più a se stesso, recupera una manciata di per poter sopravvivere. Nell viene rapita nel cuore della notte con la complicità del padre e viene portata nel serraglio del circo, dove, a detta del proprietario, Jasper diventerà la stella del suo nuovo spettacolo. Ma il fratello Toby ne è poco convinto, perché comincia a guardare Nell con grande tenerezza. La storia di Nell è la storia di tanti che lavoravano nel circo, la storia di coloro i quali avevano trovato nel circo il modo per costruirsi una corazza contro i pregiudizi. Tutte le persone deformi probabilmente non potevano vivere una vita normale e il circo normalizzava quasi la loro situazione. Insieme a Nell si esibiscono infatti Stella, la donna barbuta con una bellissima voce, o Peggy, la nana in grado di suonare degli strumenti, o una gigantessa che poi finisce per fuggire dal circo proprio per questioni amorose. Il circo in questo caso diventa una sorta di metafora. Il circo è una prigione, ma anche un luogo in cui queste persone, a causa del pregiudizio del mondo, possono cercare di vivere al meglio la loro vita. Una dicotomia quasi irrisolvibile, che pure darà loro una possibilità di sopravvivere anche in un contesto in cui a farla da padrone è proprio la fama di denaro e la fama di poter esibirsi anche al cospetto della regina. E adesso entriamo al Circo delle Meraviglie di Jasper Jupiter. L'abbiamo scelta noi questa vita, no? Magari non all'inizio. Si rivolge a Brunette. Tu hai lasciato la tua casa per questo.
e Peggy è andata a cercare Jasper quando non aveva neanche 12 anni, supplicandolo di trasformarla in una nuova Lavinia Warren. Rifarei tutto da capo. In quale altro posto possiamo essere apprezzate per le persone che siamo? Per come siamo fuori, non dentro, interviene Brunette. Sciocchezze, io ero una morta di fame che viveva per strada e valeva meno dello sputo di un gentiluomo. E grazie a questa, l'origine di tutti i miei poteri, sorride tirandosi la barba, sono stata a Vienna, a Parigi, a Mosca e ho fatto quel che mi pareva. Ho guadagnato abbastanza da far rivoltare mia madre nella tomba. Potrei dirti i nomi di mille altri fenomeni da baraccone che grazie a spettacoli come questo conducono una vita più ricca, più grande e più luminosa. Si allunga verso il braccio di Nell e avvicina il cerino acceso per bruciarle i peli. Nell osserva la mano della donna sul suo polso, la fiamma incandescente. Non batte ciglio. Uno sfrigolio o un fumo acre le riempie le narici. In America alcuni di loro guadagnano $500 a settimana. Stella fa la coraggiosa a parole, dice Brunette con una rapida risata, ma ha paura dei dottori e dei naturalisti. Ecco perché tira sempre fuori la storia di Giulia. Pensa che vogliano la sua faccia, che quando sarà morta le tireranno via la pelle e la metteranno sotto spirito nel gin. Chiudi quella boccaccia, ribatte Stella. Abel ti prenderà le ossa come hanno fatto con quelle di Byrne, il gigante irlandese. Le altre ammutoliscono e Peggy canticchia sottovoce. Ma nonostante il cupo terrore che le si pianta nello stomaco e il racconto che ha appena ascoltato su Giulia, Nell capisce di non essere mai stata tanto felice. Stella lancia un braccio all'indietro e lo posa sulla sua gamba, mentre Brunette riprende a intrecciarle i capelli. Rumore di passi. Nell si gira, aspettandosi di vedere Abel, e invece Jasper, che avanza barcollante verso di loro. Sorride, la luce delle candele gli si riflette sui denti. Poetico, un romanzo che è anche metafora in qualche modo della vita, Elizabeth MacNeil, Il circo delle meraviglie. Ciao, alla prossima!